Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ti vuoi salutare? Wow, Guardate Cartu, guardate quanto è cresciuto. È diventato proprio un bel cagnolone. Direi che è un po' perplesso. Oggi ho deciso di fare questo piccolissimo vlog per farvi vedere come faccio l'albero di Natale. Voglio fare questo video perché è il mio primo albero di Natale in assoluto qui a Londra e sono troppo contento di farlo, anche se sono molto in ritardo perché oggi è il 12 dicembre. E anche oggi che è il 12 dicembre mi sono convinto di iniziare a fare l'albero di Natale, non ho comprato palline, quindi ho solamente l'albero e una serie di lampadine. Quindi per adesso andrò a costruire quello che ho, dopodiché andrò a comprare un po' di decorazioni. E perché no, andrò a mettere sul mio alberello anche i miei due pupazzetti di neve. Vi lascio il link nelle schede informative se vi siete persi questo stupendo tutorial. Iniziamo! Inizierò a mettere il piede, che si apre in questo modo, e vado ad appoggiare sul pavimento. Ed ecco qua, almeno il primo step è fatto. Adesso devo aprire l'albero. Qua, e lo vado a mettere alla base. In realtà quest'albero è molto più alto perché ha un altro pezzo qui, però lo rende troppo alto e troppo grande per la mia stanza, quindi semplicemente andrò a mettere questa base qui e poi la punta, vediamo come esce. Ed ecco qua, che ne dite? È abbastanza carino, anche se un po' storto. Non so se lo riuscite a notare, ma cercherò di riaddrizzarlo in qualche modo. Tu una mano non me la dai? Non me la dai una mano? No, non ne vuole sapere. Ecco qua tutti i pelucchi che mi ha lasciato l'albero di Natale. Carte, sei stato tu? Sei stato tu? A disposizione ho solo questa serie di lampadine a 100 LED. Ho paura che non siano abbastanza, adesso vado ad aprire. Oltre a non essere abbastanza, credo vanno anche a batterie. Questa cosa non l'avevo notata. Devo vedere se ho qualche batteria in giro. Ah, ne ho trovate due, me ne manca solo un'altra. Spero di trovarne una. Ci sono 8 modi per farli illuminare. E poi c'è il numero 9 che serve appunto per spegnerle. Adesso è arrivato il momento della verità. Voglio vedere quanto sono lunghe per rendermi conto se effettivamente ce la faccio. Di continuare, volevo farvi vedere il babbo cane più bello del mondo. Guardate come sta bene con le sue luci. Cart. Voglio farvi vedere un po' il risultato con le luci un po' abbassate. Beh, devo dire che avere le luci che vanno a batteria non è una cattiva idea, perché mi sono appena reso conto che io effettivamente non ho prese nei dintorni di quest'area. Adesso che toccherebbe la parte più divertente, io non ho alcuna decorazione da mettere al mio albero, quindi devo comprarne alcune. Che due decorazioni che ho a disposizione è questo pupazzo di neve e il secondo pupazzo di neve. Eccomi finalmente ritornato e non ho trovato niente di speciale in giro, però ho avuto un'idea. Ho preso delle palline di polistirolo e poi ho preso queste palline trasparenti che sono più grandi delle palline di polistirolo. Quello che voglio fare è aprire questa di e aprire la pallina trasparente, metterci la pallina di polistirolo all'interno e quelle saranno le mie palline. Speriamo che diano un bel risultato. Ecco qua, vado a provare. Vediamo un po'. Vado ad aprire la mia pallina e vado a mettere questa all'interno. Il risultato, anche se molto semplice, a me piace veramente tantissimo. Adesso vado a farlo con tutte le altre palline e vado ad abbellire il mio albero. Sistemare le palline più o meno come mi piacciono, spero di aver riempito per bene un po' tutto l'albero. Adesso vado a prendere un po' di fiocchi. Finalmente ho ottenuto il risultato che più o meno volevo. L'albero di Natale secondo me risulta ancora un po' spoglio, però sono soddisfatto del risultato. Eccolo qua. Ve lo faccio vedere un po' da tutte le angolazioni.
L'unica cosa che in giro non ho trovato nessun fiocco, perché volevo mettere un fiocco enorme in questa parte. Quindi per adesso lo lascio così, poi nei prossimi giorni metterò un grande fiocco rosso qui al centro. Oh, Carta, ti piace il nostro alberello? Sì? Ti piace? Fatemi sapere cosa ne pensate del mio mini alberello qui sotto nei commenti. E piuttosto, fatemi sapere voi come l'avete abbellito il vostro albero di Natale. Sono davvero curioso di vedere le vostre versioni, quindi se vi va mandatemi la foto del vostro albero sulla mia pagina Facebook, oppure iscrivetevi al mio gruppo dove potete condividere tutto ciò che volete. Vi lascio tutti i link sotto nell'info box. E magari in questi giorni vi posterò la foto su Instagram del mio albero finito con il fiocco in cima. Quindi vi raccomando, seguitemi anche su Instagram. Speriamo davvero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Fatecelo sapere con un mi piace o un commento qui sotto. E mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Man mano cercherò di ritornare. E adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!